Mercoledì 17 febbraio, investire i 90 secondi. Dunque, oggi la partenza è negativa al piazza affari. Come vedi, la maggior parte dei titoli è in rosso. Veniamo, fra l'altro, da 2 giorni, da un inizio settimana veramente molto poco volatile, scarsi volumi, scarsa volatilità. Questo rende faticoso e difficile, più difficile il lavoro di chi fa trading intraday. Perché scarsa volatilità? Perché i mercati americani sono rimasti chiusi lunedì, le borse asiatiche sono in parte chiuse per il Capodanno cinese e da qui una fase di sostanziale consolidamento. A Piazza Affari ieri, lunedì seduta positiva, ma proprio una seduta super piatta, ieri la peggior seduta del mese, ma anche qui senza grossi strappi, si aspetta che sostanzialmente le aspettative per il governo Draghi prendano forma. Oggi c'è il discorso al Senato per la fiducia. Insomma, si aspetta che poi l'azione di governo cominci. È evidente quanto abbia impattato l'effetto di Draghi, e qui ti sto inquadrando lo spread che, come vedi, è a 90, quindi ampiamente sotto i livelli pre-Draghi, per capirci, prima che, insomma, si paventasse questa ipotesi. E quindi sostanzialmente il mercato adesso vuole vedere alla prova dei fatti il governo. Quali sono i temi da seguire? In primis c'è l'inflazione, non se ne parlava da anni, ma effettivamente vedere il Treasury note americano sui massimi dell'ultimo anno evidenzia che questo è un tema che sarà caldo nei prossimi tempi. L'incremento anche generalizzato delle materie prime sta spingendo questo tasto, e secondo me questo sarà un po' il filo conduttore. Il petrolio stabilmente sopra 60 fotografa che il mercato sta di fatto scontando una situazione di normalizzazione in virtù dei vaccini, una situazione di normalizzazione economica in tempi abbastanza stretti. Ma poi, se guardiamo le news, in realtà, insomma, la situazione sui vaccini sembra piuttosto lenta, a parte la Gran Bretagna che ha già vaccinato 15 milioni di cittadini, per il resto va tutto abbastanza lentamente. Da qui la proroga del lockdown in Germania, e oggi leggiamo anche sui giornali italiani che c'è probabilmente un'ulteriore stretta, in virtù del fatto che queste varianti del virus spaventano non poco. Quindi il tema, secondo me, lì non è tanto e solo la rapidità con cui si vaccinerà, ma è l'efficacia degli attuali vaccini sulle varianti, che fra l'altro sembrano anche qui crescere in misura molto rapida. Passiamo ai temi di giornata, migliori e peggiori. Abbiamo primo Mediobanca, poi Italgas e Poste. Ieri sostanzialmente un prese di profitto sul settore utilities che ha fatto bene, qui c'è il discorso tassi. Oggi nel mirino Poste Italiane ha dato dei risultati secondo me incoraggianti, dei risultati positivi. Adesso il titolo è da seguire. Poi abbiamo Nexi che ha emesso un'obbligazione da, insomma, una serie di obbligazioni da 1 miliardo. Abbiamo Stellantis sui dati sulle immatricolazioni da scontare, e poi abbiamo tutto il settore bancario che è sostanzialmente in stand-by. Qui a Draghi sono rimaste, diciamo, diverse patate bollenti da gestire, fra cui c'è chiaramente il discorso dello sblocco dei licenziamenti, nonché le cartelle esattoriali. Fra gli altri c'è anche il discorso delle banche con MPS, che dovrebbe trovare un partner entro il 2021, perché il governo deve uscire. Quindi una settimana iniziata in maniera blanda, ma non è detto che non si accenda nel corso di questi ultimi 3 giorni, e quindi, insomma, saremo sempre qui davanti ai monitor a monitorare la situazione. Ti saluto e ti auguro buona giornata.